In questo ultimo video del gruppo che abbiamo preparato per voi in occasione del rilascio di PCM 2014, vi presentiamo il confronto fra lo stato attuale e lo stato di progetto di un caso applicativo, l'edificio di esempio che vedete in questo momento, dove sono stati modellati diversi cinematismi. Alcuni di questi allo stato attuale non sono verificati e ci sono diverse modalità per rendersene conto. Innanzitutto il navigatore, dove una icona con una parete rossa evidenzia appunto i cinematismi che non hanno verifica di sicurezza soddisfatta. Ma nei confronti del cinematismo corrente, anche la leggenda stessa, attraverso un quadratino rosso o verde, evidenzia la verifica soddisfatta o meno. C'è inoltre un'altra metodologia che riguarda la rappresentazione attraverso istogrammi di una sintesi di tutte le verifiche relative a questo edificio. Ecco, se noi facciamo clic su cinematismi nella scheda a lato dello schermo, si apre l'istogramma dove fra l'altro è possibile anche selezionare le rappresentazioni che interessano. Nel caso in esame lo stato limite di danno non è stato preso in considerazione, quindi è possibile evitare la sua rappresentazione e anche per lo stato limite di salvaguardia della vita ci possiamo limitare a PGA o al periodo di ritorno, perché tanto sappiamo dal punto di vista teorico che entrambi sono superiori o inferiori ad uno. Ecco, il fatto che alcune barre dell'istogramma siano sotto alla retta dell'unità indica proprio cinematismi non verificati, cioè il 3, il 5, il 6, il 9 e l'8, scusate, e il 10. Bene, vediamo quindi come salvare delle immagini dell'edificio per ritrovarle poi quando andremo ad analizzare lo stato di progetto. Andiamo quindi a salvare delle immagini per i cinematismi che non soddisfano la verifica. Partiamo quindi dal cinematismo numero 3, il ribaltamento della doppia cortina a sud. Andiamo nel menu File e scegliamo il comando Esporta immagine. Con questo comando è possibile salvare un'immagine in JPEG dell'edificio in quella particolare vista e configurazione. Ovviamente sono state già preparate una serie di immagini per rapidità ovviamente del video, però voi potete salvarle tante quante ne volete, vi saranno utili poi quando passerete al file dello stato di progetto per fare appunto questo confronto. Infatti non è possibile aprire due istanze parallele di PCM, ma con la modalità delle immagini avrete sott'occhio in ogni momento la situazione attuale e di progetto. Bene, apriamo quindi il file che abbiamo preparato per lo stato di progetto. In questo file abbiamo analizzato tutti i cinematismi che non soddisfacevano la verifica e sono stati inseriti dei rinforzi in modo da stabilizzare tali cinematismi. Vediamo come abbiamo proceduto. Quindi nella scheda supporto in galleria abbiamo la possibilità di visualizzare le immagini salvate per altri progetti, quindi selezioniamo il progetto stato attuale e andiamo a vedere che il primo cinematismo che deve essere stabilizzato è il numero 3. Quindi vediamo come abbiamo stabilizzato questo cinematismo. Abbiamo inserito delle catene in posizione laterale che vanno a applicare un'azione stabilizzante e quindi la verifica allo stato limite di salvaguardia della vita è ora soddisfatta. Bene, infatti le catene hanno questa posizione proprio perché, essendo un tetto a falda, avrebbero tagliato, diciamo così, l'altezza del piano, dell'ultimo piano stesso, mentre poste a lato in questo modo hanno anche appunto una situazione accettabile da un punto di vista funzionale dell'edificio stesso. Altre due catene poi invece affiancano in direzione ortogonale la trave di colmo e queste stabilizzano un altro cinematismo. Sì, il ribaltamento semplice della parete che è descritta da una striscia della facciata est con conseguente distacco del muro ortogonale, anche questo è stato stabilizzato con l'inserimento di tali catene. Vediamo Ecco, le altre catene invece hanno stabilizzato un altro cinematismo anche, e che è quello invece della flessione orizzontale. Sì, infatti le stesse catene utilizzate per il cinematismo numero 3, avendo validità globale nel modello, hanno stabilizzato anche la flessione orizzontale
che abbiamo al cinematismo 10. Beh, in definitiva, quindi, se noi andiamo a questo punto a vedere gli istogrammi dello stato di progetto, dovremmo trovare tutte barre poste al di sopra della linea 1. Esatto. Benissimo. Ecco, a questo punto vogliamo vedere come si fa a creare una relazione di calcolo. Sì, andiamo nel menu File e prendiamo il comando Crea relazione. Confermiamo l'inserimento della relazione per l'analisi cinematica. Possiamo andare a ritrovare la relazione nella scheda Report dal tasto Apri in Esplora risorse. Ecco, perché questo ha il vantaggio, se per esempio abbiamo un programma come Word, di aprire la relazione proprio dentro Word e quindi a questo punto possiamo anche consultarla, che è ovviamente il primo passo interessante da fare, e poi arricchirla con le immagini che sono descrittive dei vari cinematismi, che possiamo a piacere estrarre dalle infinite possibilità di rappresentazione grafica che dà il programma stesso. Sì, infatti una volta che ci siamo portati sulla parte della relazione relativa ai cinematismi, possiamo inserire un'immagine identificativa di quel cinematismo. In questo caso siamo al primo, il timpano est. Quindi Ecco, sfruttando anche la possibilità di Windows 7 di affiancare le finestre, può essere utile per esempio affiancare da una parte il PCM, dall'altra Word, e quindi proprio diventa molto interattiva la situazione per poter appunto arricchire la relazione delle immagini desiderate. esatto, andiamo quindi a sfruttare il comando snapshot per copiare un'immagine negli appunti e poi incollarla nella relazione. E proseguiamo così con gli altri cinematismi. Ci portiamo nella parte relativa al secondo cinematismo. Creiamo un po' di spazio per l'immagine. Ovviamente noi potremo anche fondere la relazione ottenuta dallo stato di progetto con quella ottenuta dallo stato attuale. Quindi, più che automatismi che magari semplificherebbero la velocità di elaborazione, ma potrebbero non corrispondere alle esigenze del progettista, preferiamo darvi la disponibilità piena e completa di tutte le immagini e di tutti gli elaborati relativi a ognuno dei file, e poi sarete voi ovviamente a ricomporle nel modo che riterrete più opportuno. Perché d'altra parte, mentre fate queste operazioni, avete anche modo di rendervi maggiormente conto di ciò che è accaduto con l'analisi e delle scelte che avete fatto nel corso delle elaborazioni. Ecco, non scendiamo in ulteriori dettagli per quanto riguarda la relazione, poiché questi file sono anche forniti a corredo della nuova versione, e quindi avrete modo poi di scendere appunto in ulteriori approfondimenti e nei vari dettagli consultando attentamente i file. Bene, siamo arrivati a questo punto alla conclusione del gruppo dei 10 video che avevamo preparato per voi appunto in occasione del rilascio della nuova analisi cinematica di PCM 2014. Siamo convinti che con questi nuovi strumenti i meccanismi di collasso saranno sicuramente trattati con il giusto approfondimento. Saranno trattati in modo completo e efficace, anche ai fini appunto degli studi per interventi di consolidamento. L'analisi cinematica ha acquisito a tutti gli effetti un suo spazio molto importante e va ricordato appunto che a tutt'oggi è considerata il punto fondamentale di trattazione degli edifici esistenti. Grazie per l'attenzione e un cordiale saluto a tutti voi dall'ingegner Francesco e Pugi dall'ingegnere Alessio Francioso. e arrivederci alla prossima occasione.